cominciando? Allora, questa è una lezione sulle due versioni del mio ormai penultimo romanzo, perché il prossimo esce a febbraio, che è Class. Questa è la versione italiana, questa è la versione americana, con 20% più sesso. Però, siccome abbiamo un pubblico veramente qualificato, in realtà, a parte ovviamente per networking, voglio sapere perché siete venuti, perché sennò io non posso fare una lezione all'omino di Facebook senza sapere perché voi siete venuti, perché forse volete capire il grande segreto del... Però non lo so, non lo so veramente perché siete venuti, quindi io farei un giro per sapere, ma serve il microfono per farli parlare? O loro registrano? Si sente, si sente. Dovrebbe. Fate il vocione. Voglio sapere perché siete venuti, così, perché così almeno mi organizzo per raccontare la storia in un modo che ci fa passare il tempo, faccio passare il vino e tal. Iniziate da Roberto, sì. Allora, io sono venuto perché il romanzo è un romanzo che ho odiato profondamente e quindi volevo... So che tu poi l'hai rielaborato per... uscita negli Stati Uniti, ero curioso di saperne di più di questo lavoro. E quindi soprattutto la rielaborazione. Sì. Okay. Per questo. Va bene. E, diciamo sì, anch'io ovviamente per il romanzo, diciamo soprattutto in realtà per il titolo dell'incontro, perché insomma devo stare per un po' in America e sono molto preoccupata da questa cosa della lingua e quindi okay. Volevo sentirne parlare. Quindi il mio corso inglese per l'emisfero destro del cervello, ok? Io perché sono paranoico riguardo al mio livello di inglese, cioè il mio livello di inglese è sicuramente buono. Vedi Roberto le preoccupazioni di Lenia. Sicuramente posso fare delle lezioni di inglese online. No, ma per l'italiano. Cioè la corporazione è per l'italiano che si perde con l'inglese. Ok, va bene. Okay. E tu per il tuo livello di inglese? Sì, voglio sapere se è abbastanza buono. Non so mai se... Sicuramente è un po' più che scolastico, però sento che il livello a cui sono, poco più che scolastico, non serve assolutamente a nulla. Quindi voglio parlare l'inglese. Ok. Forse non è un corso di inglese. Io in realtà il romanzo non l'ho letto, ne ho sentito parlare e la tematica mi sembra interessante. La lingua inglese come argomento mi interessa molto, mi ha divertito impararlo negli anni e ho passato la giornata davanti al computer per poter uscire, mi sembra anche più un'alternativa sì, esatto. Più allettante. Okay. Io presenzialismo. No, sto giocando. Perché mi interessa. Ma questo è un libro sul presenzialismo, sì, esatto. Meta partecipativa. Sì. No, perché mi interessa comunque l'argomento. Va bene. Eccetera, eccetera. Va bene. Allora faccio un riassunto del libro per chi è rimasto a casa. Questo libro parla di dei giovani di buona famiglia che, come è stato poi raccontato in forma saggistica d'avventura, noi abbiamo parlato tanto, in teoria della classe disagiata, sono persone che possono solo realizzarsi facendo o cercando di fare grandi cose. È la storia in particolare di una coppia, che lo devo dire, tutto questo sta scritto nell'introduzione, va bene. Anche perché diciamo sì, non è un libro che ha una grandissima trama, io non sono molto favorevole alle trame, ma allora quindi cerchiamo di parlare del rapporto tra l'inglese, la storia di questo libro e come è la storia poi delle edizioni americane di questo libro, perché sono tutte cose collegate. Inizio in realtà dal libro. Nel libro io volevo fare un certo gioco con la lingua italiana, perché noi scrittori letterari, come veniamo chiamati in certi circoli, dobbiamo sempre, come se stessimo facendo un tema a scuola, il tema della maturità, in particolare dobbiamo sempre affrontare il problema della lingua. Io volevo affrontare il problema della lingua in un modo che temevo non sarebbe stato molto recepito, infatti passa con un grandissimo flop, nella versione italiana. Volevo affrontare il problema di tutta quella lingua che si stava imbastardendo
e dei relativi costumi che portavano a questo imbastardimento. E lo volevo fare dal punto di vista di una persona che fin da quando a 13 anni si era abbonato alla rivista del wrestling americano della WWF, aveva iniziato un rapporto con questa lingua che era un rapporto completamente da suddito innamorato, come un Commonwealth americano. Io mi sentivo, imparavo l'inglese leggendo questa rivista, ho scoperto il wrestling con le telecronache di Dan Peterson, poi ho scoperto l'NBA, poi che ho scoperto, io non, al liceo non leggevo veramente libri, però insomma tra una cosa e un'altra, no, suonavo facendo le band, scrivendo le canzoni in inglese, così. Quindi a un certo punto, viaggiando, mi rendevo conto che sapevo l'inglese. Poi a un certo punto tu mi chiedevi, Matteo, quando è che ho saputo che lo sapevo bene? È andata così. Quando mi sono laureato a 25 anni in scienze politiche, volevo capire a che punto stavo con l'inglese, allora mi sono iscritto al British Council e ho scoperto che tanto avevo suonato, tanto avevo scritto canzoni in inglese, che sapevo l'inglese, mi hanno messo al corso per fare l'esame per il proficiency e l'ho fatto. In quel periodo finivo il mio primo romanzo, quello che avrebbe pubblicato Minfax, Il caso Vittorio. Arrivato lì, io sostanzialmente non volevo trovare un lavoro fuori dall'editoria, e sapendo l'inglese, non so, era uscito fuori che mi ero letto questo e quel romanzo, eccetera, Marco Cassini, direttore editoriale e fondatore di Minfax, mi disse, comunque se tu ti leggi il libro in inglese, proponimi, io gli portai il libro del socio di Andy Kaufman, da cui era stato tratto il film che è uscito, non mi ricordo, nel 99-2000, quello con Jim Carrey, su Andy Kaufman, quindi non l'avevano letto, mi hanno fatto fare le prove di traduzione e poi ero finito a tradurre in realtà un'intervista di Dave Eggers a Dave Foster Wallace per The Believer. Ho messo quella gratis così sul sito di Minfax e poi mi hanno fatto tradurre una novella politica di Dave Eggers, se non è vietato, è obbligatorio. Ciao! Sono arrivati altre elite culturali, millennial. Quindi c'era stato tutto questo rapporto con l'inglese, che nel frattempo si è evoluto. Io mi ascolto podcast di pallacanestro, insomma, e adesso l'inglese, voglio dire, con internet è dappertutto, ci guardiamo la stand-up, ci guardiamo Netflix, eccetera, eccetera. Allora, in classe io volevo raccontare cos'è questa vita. Volevo fare una cosa, siccome, allora io ho fatto un... stavo già scrivendo class, non mi ricordo, sì, lo stavo scrivendo, non mi ricordo, a un certo punto ho fatto un esperimento con Adam Firwell, uno scrittore inglese, mio amico, pubblicato da Wanda, che parlava molto di queste cose, e avevamo tradotto insieme un racconto di Garda, e traducendolo ci eravamo resi conto che non era per niente filologico, cioè Garda usava la lingua come gli pareva, e in quel miscuglio che faceva di lombardo, italiano, latino, tutto quello che sapeva lui, le differenze di paese in paese, era molto più giocoso che serio, cioè che una cosa da studiare. Era, io faccio quello che mi pare, mi scrivo quello che mi pare, uso questa lingua, poi questa lingua mi diverte. Avevamo quindi tradotto in maniera assolutamente sperimentale, improvvisata, dilettantesca e divertita questo racconto, inventandoci le cose, mettendo parole in altre lingue, e ragionavamo sul fatto che la filologia a volte è un modo anche per togliersi la paura verso l'insensatezza e la bellezza della letteratura, cioè molte volte le cose si fanno tanto per farle. Quindi io ho pensato, voglio fare come se l'italiano fosse lombardo, l'inglese fosse l'italiano e stessimo semplicemente giocando con tutti gli strani confini tra le lingue, tra le culture, tra il centro e la periferia, la regione e la capitale, il capoluogo, quello che è. E quindi sostanzialmente nel libro ho messo dentro, poi magari mentre parliamo tiro fuori in azione e leggo qualcosa, ho messo dentro come sia le persone che stanno in Italia, sia le persone che viaggiano, vanno in America, sia le persone, gli italiani che vivono in America, come stava cambiando l'italiano, come si perdeva, come dici tu Costanza, come ci si impoveriva, ma al tempo stesso si acquistava questa dimensione assurda di coinè in cui si potevano
vivere ed esprimere parti importanti della propria vita, della propria sensibilità in un'altra lingua, io penso di essere, appunto, non potrei mai essere un saggista e veramente ragionare sulle cose, ho un rapporto del tutto formale con la mia esperienza, anche quella più intellettuale, volevo semplicemente creare un'arena in cui far succedere tutte queste cose e l'ho fatto. Ed è il risultato, questo è ancora una specie di indice, poi vediamo dove andare, il risultato ha avuto un effetto stranissimo che ci porta anche a ragionare un po' sul centro e la periferia, che è uno degli argomenti che mi interessa di più rispetto a questa faccenda. Il mio libro precedente era stato tradotto in tipo 7 lingue e gli facevo una storia abbastanza con local flavor, nel senso che è storia della purezza, parla di un cattolico che è diventato impotente a forza di non fare sesso, ed era una storia molto italiana in fondo. Volevo raccontare quell'epoca di Ratzinger che io ho vissuto in un gruppo cattolico super oltranzista di neocatecumenali, un giro bellissimo. E quel libro era stato comprato e tradotto, io tra l'altro avevo partecipato tantissimo all'edizione inglese, perché per un mese in cui stavo a New York con la mia editor della mia casa editrice americana, che era inglese peraltro, avevamo cambiato tutte le battute perché è un libro abbastanza satirico e il traduttore era bravo ma aveva sbagliato tutto il tono delle battute, quindi avevamo giocato io e l'intelligentissima editor inglese a creare il senso dell'umorismo di quel libro in inglese. E quindi sia con lei, cioè con lei avevamo detto, ah, quando esce il prossimo libro dai lo traduciamo insieme, poi lei si è trovata in Inghilterra, la casa editrice non ha comprato il libro, sono finito a farlo con un altro editore, ma sempre con un mio amico, cioè con un editor che era mio amico che lavorava nella casa editrice dell'altro, con cui avevo fatto l'altro, e avevamo detto facciamolo insieme, anche in realtà per far risparmiare soldi alla casa editrice, diciamo, però soprattutto perché era un libro in cui ogni paragrafo conteneva una questione sul rapporto tra l'italiano e l'inglese, con l'italiano nella veste del suddito decaduto, dell'aristocratico decaduto suddito di questo nuovo regnante che era l'inglese. Io sono una decina d'anni che frequento New York normalmente, 11 lì, conosco insomma un po' di persone dell'editoria, e ho sempre notato che per un europeo, per uno del vecchio mondo che è consapevole che la cultura che porta è una cosa molto bella, in realtà è facilissimo stare a New York, quindi uno sembra che ha fatto chissà che grande scalata sociale, in realtà se sono andato lì a fare un po' come dico io, soprattutto diciamo per la mia barba e la mia pancia, vai a fare un po' il gigek, no? Sempre, tutti pensano che sei coltissimo, che sei molto edgy, perché gli intellettuali americani sono molto più trattenuti, ogni cosa che hanno sempre pure dire una cosa sbagliata, invece noi andiamo lì, spariamo le nostre cose, sembriamo delle persone incredibili. Quindi c'era questo rapporto tra noi sudditi, quando ci guardiamo Netflix, per farla breve, che all'epoca non c'era in Italia, e noi super fighi quando siamo realmente in contatto con la cultura americana, che tra l'altro la cultura, il mio amico filosofo dice che siccome le cose sono il centro dell'impero, danno molto valore alle cose, quindi se tu per lì e gli porti tipo i remmaggi, gli porti qualcosa, lo dico, ah grazie, che bello, che è attraversato il deserto per portarmi questa, per portarmi l'oro, l'incenso da lì. Quindi volevo insomma sostanzialmente, adesso lo dico con sempre poi, ricordare quel momento della mia vita in cui questa cosa era assolutamente soverchiante per me come questione e metterci in tutte queste cose. Allora dicevo, il libro prima era stato venduto, questo qui l'ho pubblicato in Olanda perché mi hanno fatto un contratto così senza leggere il libro, ma tutti gli editori di quei paesi dicevano: ma perché tu ci devi raccontare New York? E io dicevo: ma perché io da suddito, ma sarò autorizzato, cioè un sardo che vuole raccontare Roma o Milano lo può fare, no? Perché è tutta la storia del sardo che è venuto in continente. Io dicevo: io sono come un sardo che è il continente, la Sardegna è l'Europa e il continente è la costa est degli Stati Uniti, no? E ero molto convinto di questa cosa, però diciamo non ha funzionato e quindi grande danno economico per me. Quando sono in Svezia, sono venuto all'estero, ho vissuto i 2 anni più rilassanti della mia vita,
e tutti dicono, ah, Cinicampi l'ha scritto io, sì, sì. E invece poi per colpa di classe era molto più bello di stare a Venezia, ancorché molto triste, non ci campavo, vabbè, ma fortunatamente lì mi salvò il di Cristian Rocca. Poi però che succede? Lo compra appunto questo mio amico editor, lo pubblica e i newyorkesi dicono, ah, che descrizione sensata di New York, nessuno ha raccontato la New York dell'inizio degli anni 10, nessun americano si è sentita, forse perché è una storia in cui deve essere sporco, deve essere sessuale, deve parlare del capitalismo. E quindi queste recensioni con titoli stupendi tipo Sesso, droga e marxismo, libro super sperimentale, il problema di... della gentrificazione, quella Williamsburg del libro già non esiste più e quindi questo è un documento. Io ho goduto da morire, lo sapete tutti perché la prima volta che su Facebook parlavo dei miei libri, ho goduto tantissimo. Però insomma, a parte il mio ego, era una questione veramente interessante. Cioè io ero sicuro e quando è successo sono stato molto felice e grato, ma ho pensato era vero, cioè io avevo il diritto di raccontare New York. Perché un americano non ha il diritto di raccontare Roma? Lo fanno. Ma non c'è un libro americano oggi, cioè per esempio c'è quel libro di The Isolationist, non lo so, appunto, nessuno ha detto ah è uscito questo libro di un americano che racconta la Roma di oggi benissimo, quella Roma di San Lorenzo, cioè non esiste. Invece a noi New York appartiene. Perché appartiene proprio come sogno, come centro di tutte le cose che ci arrivano, cioè se io vado lì posso raccattare e intervisto quello, vado a vedere quella cosa, cioè noi vogliamo fare giornalisti culturali, se non andiamo a New York abbiamo metà delle cose da scrivere, perché vai lì, conosci, ti muovi, che qualche mese fa avevo dato il contatto, una cena a Capri ovviamente con Antonio Monda, c'ho un biglietto alla visita di una tipa della Criterion. Capito? Pure, cioè se io devo parlare di 8:30, vado a parlare con quella della Criterion che fa l'edizione americana di 8:30, capito? No? È proprio il centro del mondo, lo dico come problema, tanto io sono romanziere, non sono né un politico né un saggista, quindi posso dire quello che mi pare e rappresentare, cioè, il mio discorso o il mio libro è l'arena di questa, è una simulazione dell'arena, no? Io lo dico proprio, è veramente affascinante questa cosa, perché io non è che avevo il diritto di parlare di New York perché ero... cioè sì, mi stimo, però voglio dire, semplicemente perché sono un suddito di New York e quindi ne posso parlare. Quindi questa è un po' la questione. Poi per concludere l'introduzione poi direi che andiamo avanti con le cose che chiedete voi. A questo punto cosa abbiamo fatto? Io e il mio editor abbiamo tradotto il libro in inglese. Non inizio ancora perché mi sa che quello è proprio un capitolo di questa conferenza. L'abbiamo tradotto insieme e l'abbiamo scritto. Io direi di fermarci prima alla questione del centro della periferia dell'inglese e poi ci spostiamo su come ho editato il libro e su come l'ho scritto in inglese. Mi sembra razionale, no? Vai, un giro vostro. Chi ha bisogno di vino? Stai facendo la faccia di uno scazzato di crisi. Hai bisogno di un bicchiere di vino? No, davvero. Un bicchiere? No. Ma perché davvero? Mica ti ho detto dell'eroina. Allora, perfetto. No, tu a te ti interessa il libro? Cioè, perché questo libro ti piacerà di più di questo? Simile. No, è universalmente riconosciuto, infatti adesso farò un... È quello che ti luce in italiana? Sì. Ma all'infinito. Dopo la cosa. Ma non è male. Dopo la cosa che abbiamo fatto. Il primo a fare il Ping Pong. Tutti i momenti. Nella storia. Sì, allora la traduzione. In realtà io quello che vorrei fare sarebbe trovare un giovane scrittore, però uno che sa l'inglese, farlo fare a lui usando tutte le parole che stanno qui, perché questa è una riduzione. In cui ho levato, vabbè, lo accenno, qui mettevo troppo le mani avanti quando raccontavo le cose, ho levato un po' di cose, quindi in realtà questa cosa dovrebbe fare qualcun altro, io vorrei solo controllarla per non impazzire. Mi sono perso, che dicevamo? Parlare del centro della periferia. Centro periferia, curiosità, complessi. Pure quando vado a Milano, io ho delle difficoltà, cioè per me da Roma a Milano
è una specie di altro universo, quindi immagino che è proprio un'altra cosa, è proprio un'altra cosa. Per me è più facile ambientarsi a New York che a Milano. Io odio Milano, a me no, devo star male, però forse perché non sono entrato nei gangli, quindi già immagino da Sardegna a New York cosa possa essere. Se da Roma a Milano è... Io ho poi un'altra domanda sul centro culturale, non so se vuoi rispondere prima su... No, voglio raccogliere un po', sì, voglio raccogliere un po'. Diciamo su in qualche modo la vendetta del suddito che fa venire lo scrittore a Ventotene e mostra quanto è superficiale. E chi l'ha fatto? Tu non fai venire a un certo punto. Ah sì, scusi. Pensavo di averlo fatto con uno scrittore. No, è rimasto in sogno, poi non so se lo farei. Stai parlando di una scena in cui uno dei personaggi del libro è uno scrittore americano che rappresenta un po' vari scrittori, diciamo, tutta quell'aspirazione al bene, quella religione dell'empatia della generazione di Wallace, Saunders, Moody, che sono tutte persone di Wallace che ho conosciuto e che mi hanno insegnato tantissimo con i loro libri, anche alcuni di persona, e ho fatto una caricatura che doveva essere lo scrittore americano, buono, puritano, che scrive dell'empatia, che tradisce la moglie con una intellettuale italiana comunista, che lo porta verso territori più, diciamo, arbasiniani, più anche un po' brutali, comunque di vecchio mondo. E questa cosa è successa a Ventotene perché io ero invitato al festival di Ventotene e devo scrivere qualcosa, ho scritto quello. Quindi, non lo so, volevo una cosa collegata al fatto che mi sembra che tutte quelle... cioè, anche il fatto che i personaggi alla fine ritornino a Roma, non lo so. Sì. Mi sembra un po' scoraggiato sulla possibilità di avere una vera esperienza sia intellettuale che di vita in un paese che non è il tuo, che non è la tua lingua. Beh, io o forse in un paese che non è l'Italia, non lo so. No, io separerei molto esperienza intellettuale e esperienza di vita. Esperienza di vita sono convinto di no, cioè sono convinto che New York e neanche gli americani possono avere una vera esperienza di vita. È una città che è veramente competitiva e dove la gente sta male. Non ci si può invecchiare, secondo me, se non sei il re, cioè se non sei Jonathan Galassi di Franz Strauss, se non sei... cioè penso neanche David Letterman poi invecchiare a New York, dico. È un posto, cioè loro tornano un po' presto, diciamo, e ero in un'epoca in cui mi sentivo, quando l'ho scritto, mi sentivo un po' insicuro rispetto a forse anche le mie forze, no? Come scrittore, come persona, e pensavo che ogni velleità alla fine dovesse crollare. In realtà probabilmente nelle cose che nel libro che sto iniziando a scrivere adesso, che è una specie di upside down felice di classe, e mi rendo conto che penso di capire molto di più come certe cose possono continuare, però non esattamente a New York. Cioè immagino più che uno continui a vivere a Los Angeles una volta, cioè dopo aver fatto certe esperienze a New York, perché è proprio una città dove secondo me non si può stare. Io non ci sono mai trasferito, non lo farei. Cioè, devi diventare il tuo palinsesto quando stai là, cioè ci vai proprio per la career move, si può dire solo in inglese. Goodbye to all that. Sì, esatto. Esatto. Però invece dal punto di vista intellettuale dicevi di no. No, dal punto di vista intellettuale invece sì, per esempio, adesso il problema di fare una lezione su se stessi è che dovrò dire delle cose che di un altro scrittore direi, io quando faccio le presentazioni, chi di voi mi ha visto, insomma, se il libro mi è piaciuto parlo molto molto bene dello scrittore. Francamente voglio parlare molto bene del me che ha scritto questo libro, perché l'ho scritto veramente nel buio, perché diciamo i temi di cui parlo in questo libro non erano considerati l'avanguardia giusta e santa, insomma. Però il mio concetto di avanguardia è una avanguardia più squallida e immorale, che solo decenni dopo si capisce che aveva qualche ragione. E quindi in questo momento ho un rapporto molto stretto con il me che ha scritto questo libro, nella più totale incomprensione della casa editrice. Immagino. Attimo di silenzio. Poi flashback. Cioè, veramente PTSD. Cioè, questo libro io sono stato, quando è uscito, sono stato in casa in tuta per 2 mesi, perché era, cioè, è un libro che è impossibile da far uscire, non so, è proprio... Ubriacavo ogni presentazione, cioè nel solito chiuderà le presentazioni del prossimo, era una persona molto più felice. Comunque, stavo dicendo, no, tu stavi dicendo?
della possibilità di avere un'esperienza intellettuale in America. Che appunto non volevo, non volevo fare name dropping e fare il figo, ma in realtà questo libro è piaciuto molto a Jonathan Franzen. E per me, oltre che appunto per il gusto di poter dire in Italia che è successa questa cosa e quindi tanta pubblicità per me, lui ha scritto una mail in cui parlava di tutte le cose del libro che gli era piaciuto, veramente è stato, tra l'altro mi è arrivata alle 3 di notte dopo la festa del mio 40° compleanno, quindi è stata una bomba micidiale e sento di dover mettere agli atti questa cosa per la prima volta in pubblico. E lui alla fine ha detto: sei stato veramente duro con James Murphy, grazie per non averlo fatto troppo simile a me. Per questo scrittore, James Murphy, che avevo chiamato in maniera molto sottile come cantante di LCD Sound System, che invece è un grande intellettuale di quest'epoca che ha capito cose che gli scrittori invece non, secondo me non hanno capito, lui però aveva voluto confrontarsi su questa cosa e mi sembrava proprio di avere, come, non lo so, mi sono sentito Gavrilo Princip, non lo so, gli avevo proprio fatto un gesto fuori scala, molto, molto rilevante, ma cioè, e quindi ci siamo messi a discutere di questa cosa, io ho detto no, guarda, io l'avevo intervistato Franzen per il, quindi insomma ci eravamo già stimati così, e poi gli ho detto che dovevo farlo, che era stato molto bello prendersela con i miei maestri americani, che loro mi avevano dato tanto, che io quella cosa sull'empatia, contro l'empatia, lo devo dire. E lui ha detto no, no, lo dovevi fare, però non potevo non dirtelo. E lì mi sono sentito proprio come quello che ascolterà le dimensioni del suono e vince il biglietto al concerto a Londra. Cioè, è un po' un diritto, cioè noi paghiamo questa gente, questa America, gli diamo un sacco di soldi, era stato invitato a passare uno scambio di mail con una persona, insomma, l'avevo preso e avevo dato i miei soldi. E, per dire che lo scambio intellettuale c'è, e ogni tanto mi arrivano queste mail bellissime al mio editor che dice ieri notte, ieri sera alla festa di M+1, un sacco di gente parlava del tuo libro, c'era una grande discussione. E questo, diciamo, nel rapporto che ho sia con la letteratura che con la sperimentazione, non è una cosa che io devo raccontare molto seriamente, nascondendo gelosamente il divertimento, la frustrazione, la depressione, l'euforia che portano tutte queste esperienze. C'è un modo di parlare degli scrittori intellettuali italiani, miei amici, colleghi, fratelli, che fa, per cui quello a cui noi dedichiamo tutti i nostri giorni, la nostra frustrazione, sembra una cosa molto ponderata, invece sono proprio degli, cioè tutto quello che è fatto con questi libri, soprattutto dove sperimentiamo, ci mettiamo delle cose, esce come come se tu costantemente per 4 anni ogni 10 minuti andassi a parlare con una donna che ti piace e lei ti rifiutasse. Cioè proprio è una quantità di investimento a perdere ridicolo, manesco, forzato, incredibile. Cioè non è che c'è una cosa ora io mi metto e faccio questa roba. Cioè, questo libro è molto bello vedere, per me, vedere le due edizioni, perché questa mi ricorda il più grande flop della mia vita e questo mi ricorda il più grande successo della mia vita, e sono più, e sono lo stesso libro. Cioè è una bellissima esperienza da fare, e sono contento, diciamo, che la cosa di maggiore soddisfazione che mi è successa finora sia legata così scindibilmente all'insuccesso, perché mi ha permesso, scrivendo le cose successive, pensando anche al libro che sto pensando adesso, di ragionare senza avere nulla da perdere sostanzialmente, cioè in una situazione di relativismo e di libertà assoluta. Ma tu pensi che la differenza di risultato dei due libri sia dovuta al libro o anche al tipo di pubblico? Allora, no, io penso che sia sostanzialmente dovuta al tipo di pubblico, perché poi dico le differenze del libro, però devo dire questa cosa, secondo me. No, dire le differenze di pubblico sono più interessanti, forse le differenze di libro uno se li legge e le vede, no? Sì, sì, no, io penso che questo sia il migliore e avrebbe senso rifarlo in italiano, adesso quest'anno troverò un modo di rifarlo. Ma la differenza pubblica è questa. Nelle cose, nei pezzi che sono usciti in America, io
questo non è un libro convenzionalmente sperimentale, c'ha un sacco di cose che sembrano semplicemente cazzate, cose gratuite che ho voluto fare, che non so, non hanno, che ti posso dire, quella... Io sono convinto di una cosa, che se non voglio fare esempi, posso fare solo esempi della parte positiva, esempi della parte negativa non li voglio fare, ma secondo me non è un caso che Siti, Albinati e Moresco si siano affermati molto tardi, perché le strade sperimentali molto personali in Italia non sono molto riconosciute. Quello che fa Siti è assolutamente sperimentale, anche quello che fa Albinati. Forse Moresco è stato riconosciuto un po' prima, era un po' più congeniale alla nostra generazione di lettori forti. Però quelle strade lì, cioè Albinati, se tu leggi una cosa che ha scritto Albinati 20 anni fa è identica alla Scuola Cattolica, allora perché adesso è consacrato e prima no? Perché faceva una cosa che aveva troppo poco l'aria, io dico una cosa scherzando e con immenso rispetto dell'autorità, dico che il romanzo che è accolto subito come sperimentale figo in Italia deve essere in qualche modo figlio di Petrolio di Pasolini, cioè di un libro incompiuto sostanzialmente, di avere quell'aria lì. Cioè per me il tipico libro che noi sinceramente accogliamo come capolavoro appena esce è Die Sire di Genna 10 anni fa, cioè un libro che ha quell'aria, sto proseguendo Petrolio, e tutto il resto devi veramente aspettare tantissimo, e io mi sento più in quella cosa lì, cioè io mi immagino proprio che uno, cioè, a 60 anni uno si guarda indietro, vede tutta la roba e dice ah, questo è proprio un esperimento, non me lo immagino che faccio una cosa che ha un'aria convincente da esperimento letterario. Io. Lì invece ho notato che i lettori americani sono molto più, i critici americani prendono una cosa e dicono ah, guarda che sta facendo, cioè loro sono meno feudali e meno nichilisti di noi, sto solo descrivendo una differenza, perché poi sono molto più puritani di noi e questo è un problema. Cioè devo sempre sottolineare, ah, mi ha colpito che mi sono così, mi ha così affascinato un personaggio che ha tutti i personaggi irredimibili, cioè nessun critico della diaspora mi ha mai una cazzata del genere, non vuol dire, non è che tua madre è irredimibile, no, cioè, ma completamente assurdo, quindi scrivono queste cose che vabbè. Ma io, storia della mia purezza, avevo un protagonista cattolico antisemita e queste cose vengono prese alla lettera, cioè il fatto che io avevo un protagonista antisemita era un problema di per sé, e quindi che so, stroncatura sul Guardian in Inghilterra, mi sa che l'umorismo di questo libro si è perso in traduzione, e una tizia che non so su, non ricordo che rivista, che in America scriveva ho preso questo libro a coltellate. Poi io non mi vendo mai come provocatore, quindi queste cose, insomma, magari se fossi un tipo più francese cercherei di farmi un personaggio provocatore, ma per me non è proprio tipo, ah certo, certi neocatomenali hanno pericolose tendenze antisemite, soprattutto quelli complottisti, e quindi io farò questo personaggio perché mi attirano. E però appunto invece prendo le cose e una delle cose che mi danno più soddisfazione è sentir dire questo libro sposta i confini della letteratura contemporanea e fa un sacco di cose strane, e Frenzel mi ha scritto che i giochi che facevo con prima, seconda e terza persona usata dal narratore, dice, mi ha detto, non avrebbero assolutamente diritto di funzionare e invece funzionano, e insomma per me sono queste cose. Per esempio in questo libro sostanzialmente io volevo usare quella seconda persona molto giovanilista di raccontare la storia, ti svegli la mattina, però in realtà è un narratore subspecie Terni che giudica un personaggio, e quindi usare quella forma che viene usata sempre per una letteratura molto sentimentale e giovane, usarlo per giudicare un personaggio, è una cosa divertentissima. E, insomma, il fatto che queste cose vengano percepite lì mi rende molto felice. Poi appunto invece mi faccio l'avvocato del diavolo in onore di Roberto e dico, ci sono due elementi. Uno è che io conosco bene la letteratura americana e sono mio interlocutore in quello che scrivo, chiaramente questa cosa c'è, e quindi loro sono più preparati a leggere quello che scrivo io rispetto a quello che scrive Emanuele Trevi, per fare un esempio a caso, no? Però non sono curioso di vedere come recepiranno la Scuola Cattolica che esce, non so quando, insomma, che sta per uscire. E poi l'altra cosa è il tipo di editing che ho fatto, perché è successa questa cosa, e passiamo al discorso del come ho tradotto questo libro.
Allora, come il mio editor, il Mondadori, sa, perché siamo amici e sono stato insomma onesto su questa cosa, di tutto che ero molto scontento, non abbiamo lavorato bene su questo libro perché Mondadori è una grande casa editrice molto complessa e lì si fa una cosa a cui io, cioè che io non gradisco per niente, che è che l'editor che ti ha comprato ti dà lui i consigli quando ti ha letto, in particolare il mio editor è una persona di cui mi fido molto, molto complessa e che ha fatto molta psicanalisi in pediatra e quindi dà tutti i consigli giusti, ti dà i consigli, poi però non te li dà senza il testo in mano, quindi non ti dice, cioè secondo me non ha senso dare i consigli senza il testo, dire vedi qua, questo tipo di cosa vuol dire questo e secondo me devi lavorarci. Quando dice una cosa in astratto, non è detto che io, che sono ancora troppo vicino a un testo, sappia trovare dov'è. Se invece tu mi dici la frase, è come l'agopuntura, non lo so, capito? Dici, ah, ok, ho sentito, ok, qui sono incliccato. E quindi lui mi ha fatto un bellissimo editing psicologico, la prima volta che siamo parlati, poi mi ha affidato a una capacissima redattrice che nel frattempo è diventata una bravissima editor altrove, che però non ha raccolto tutte le cose, cioè non mi ha detto, oh, ha detto l'editor che devi fare questo e qui non lo stai facendo, mi ha detto altre cose, quindi io non ho risolto i problemi che lui mi aveva detto. E quei problemi li ho sostanzialmente risolti in questa edizione, perché quando mi sono messo a tradurlo, mi sono ritrovato tutte le cose che mi ha detto il mio editor, sarebbe bastata una sua lettura per fare questa qui nella prima lezione e invece l'ho fatta da solo, perché l'editor ti serve, perché non hai sempre un anno di pausa, perché per esempio con il libro nuovo che uscirà per Rizzoli a febbraio io sono riuscito a prendermi 6 mesi, perché sapendo sta cosa tanto me lo sono fatto straeditare da persone che avevano tempo da spendere sul testo, da colleghi scrittori molto bravi, da amici fidati, e poi cioè proprio da quando l'ho consegnato per venderlo non l'ho più toccato e non l'ho ancora ritoccato, ho visto l'editor l'altro ieri a Milano e ora lo rivedo dopo 6 mesi. Quindi in realtà va detto anche che questa sarebbe potuta essere già la versione più empatica, perché sostanzialmente il problema che avevo era che io avevo sviluppato una narratrice che dal purgatorio, dove deve espiare una colpa per una cosa che ha fatto la protagonista di questo libro, racconta la storia di questa protagonista. Il fatto è che questa narratrice l'avevo organizzata in modo che potesse sempre giudicare la persona a cui ha fatto lo scherzo che sta espiando in purgatorio tra mille altri peccati. Quindi questa narratrice sostanzialmente ogni scena che tirava fuori la preveniva dicendo questa deficiente ha fatto questo. Quando l'ho riletto dopo un anno mi sono accorto che le scene di per sé che avevo scelto erano molto più fluide, cioè di per sé erano fluide, non è che io stavo raccontando questa è passata da un calcio a un barbone, no, cioè io stavo raccontando di una persona che sostanzialmente invece di lavorare in libreria con la madre voleva andare a New York, cioè aveva un marito che la fa regista, e che sarà mai? Cioè sono cose, poi il lettore può giudicarli, sono dei velletari oppure sono delle persone che hanno un sogno, chi se ne frega. Invece io col fatto che avevo sta narratrice morta marxista, sto cercando di ricordare le cose che non posso dire perché poi questi personaggi non ti ispirare a delle persone, visto che possiamo solo dire che è marxista. Allora abbiamo sempre i flashback, ma non parlo di libri, scusate. C'era sempre questa scusa per giudicare il personaggio e quindi levava un sacco di dinamica alle scene. Ora, il mio editor, se avesse letto l'ultima stesura, mi avrebbero detto, fra, leva questo inizio, e poi vedi il resto cosa viene di là. Sarebbe stata facilissima da fare. Ed è una cosa che mi fa incazzare proprio per come funziona l'editoria italiana, soprattutto la grande editoria italiana. Cioè questa è proprio una cazzata, ci vogliono quei
quei due pomeriggi in più in cui guardi il libro e ti segni dove le cose non funzionano, e non c'è per qualche motivo il tempo di farlo. Infatti io penso anche, ma che lo vai a fare? Cioè, già un libro difficile, mi hanno permesso di tenere questo titolo purché mettessi il sottotitolo, è un titolo assurdo, cioè a sto punto o lo fai bene o non lo fai. No, queste sono cose di cui abbiamo parlato, sono cose che poi ho detto anche ad un nuovo editore, e sono delle cose strane, perché ti e fai fare la copertina a Emiliano Ponzi e mi lasci il libro esattamente come lo voglio io, tranne appunto il sottotitolo per dare un po' di pepe alla cosa. A sto punto, cioè, almeno editalo, visto che i soldi ce li stai spendendo. Questo è un così un ragionamento generale che non è assolutamente colpa dell'editore, è colpa di come funzionano certe case editrici, insomma. E per questo dico il nome dell'editore, perché gli voglio bene e voglio che sembri che è un, cioè, che è character assassination, è proprio un problema di sistema. E quindi, avendo avuto tempo, mi sono messo a riscrivere il libro in inglese. Domande? E lo racconto, tra così e meno. Che detto? Mi chiede perché l'avevo odiato. Sono delle persone orribili. Sono delle persone orribili. Sono delle persone... Io stavo cercando di pensare, mi ricordo quando l'ho letto, ci sono dei gesti veramente di affetto fra una persona e un'altra. E penso che l'unico che mi è venuto in mente è quando Sergino, dopo che Daria viene mandata via di casa, la accoglie. Quindi da una parte è quasi irrealistico, cioè questo, veramente questo peccato originale che falsa tutte le azioni possibili, cioè qualsiasi gesto, anche l'altruismo, sembra un gesto interessato. Però poi i pochi spiccano molto e in qualche modo mi sembra che riequilibri tutto il resto della letteratura, che invece c'ha questi sentimenti buttati là. E quindi l'unica maniera per maneggiarli è proprio... Sì, credo adesso negli anni di essere arrivato a un modo più sottile di fare questa cosa, però sono d'accordo con te, e soprattutto quando Alessandro Piverno, che è un mio amico che mi dà sempre critiche molto interessanti per le cose, ha letto questo libro e mi ha detto: ho la sensazione che sei ancora lontano dal provare empatia per i personaggi. E io gli ho detto una cosa, io gli ho detto questo, gli ho detto: secondo me tra gli altri scrittori alcune persone sono aperte, hanno proprio il sistema empatico aperto e raccontano le cose vere, le altre fingono di averlo e sono nevrosi e voglia di essere letti, che insieme producono una mascherata di empatia. Io credo di saper distinguere i due tipi, e quello che ho detto ad Alessandro e che dico anche qui è che, cioè, io a lei gli ho detto: allora, quando mi guarderò indietro, questi romanzi che ho fatto saranno una storia di quanto io ero aperto, e io non mentirò mai. Cioè, è uno svantaggio mio il fatto che io ho avuto un'infanzia per cui sento certe cose, mi è stato diagnosticato, diciamo così, il falso segno di Cottiano. Io ho avuto dei problemi e non posso scrivere una letteratura che finga di poter andare oltre questi problemi finché non li risolvo dall'analista, per come la vedo. Quindi, secondo me, se uno si mette lì e vuole fare una tesi a psicologia sui miei primi quattro romanzi, secondo me c'è proprio un percorso. Per esempio, un'amica psicologa, quando ha letto il finale di Storia della mia purezza, il protagonista finisce molto male, e lei mi ha detto: Francesco, leggendo questo libro avevo paura di arrivare alla fine, perché tu hai descritto un certo tipo di problema psicologico e pensavo: se adesso me lo fai finire bene, allora non hai capito il problema psicologico che avevi indovinato. E invece lui muore, perché io avevo proprio la sensazione: da questo qua non si esce. E sono veramente convinto che il grosso degli autori fingano empatia, perché se no voi, non voi in particolare, ma tu che guardi tu che guardi dalla telecamera, non leggi il libro perché speri che lo scrittore sia una persona capace di amare. Invece io, sia per rispetto alla letteratura che per rispetto per la mia vita, ho pensato: vediamo quando ci arrivo veramente. Per esempio, c'è una notevole differenza tra questo e Le donne amate
dove penso di essere riuscito a descrivere quei gesti che ci sono lì, cioè ci sono delle altre cose di quel tipo, e c'è un... le persone si cercano in un modo che adesso mi è stato schiuso, e io, cioè, sinceramente non posso scrivere libri di qualcun altro, cioè la mia strada è questa. Era un po' fuori tema, però... No, mi ha risposto un sacco. No, eri fuori tema tu. No, perché lui ha detto sono delle persone orribili. Ah, ok, mi stavi... Ma guarda un po'. Grazie. Prendogliela. L'ultimo romanzo di Silvio, no? Sì. Che è una cosa che un po' l'ho riletto con le tue parole. Sì. E se anche, dici, in Italia i personaggi squallidi vengono, come dire, capiti, però cioè, in quel caso no. Non mi sembra troppo, no? Però anche lì si parla un po' un sacco di empatia, non dello scrittore. Non so se fa riferimento a un pezzo che ho scritto su questo argomento. No, di due non l'ho letto a riguardo. Io ho scritto un pezzo in realtà su una presentazione di Siti a Milano, partendo da lì per raccontare una questione che allo scrittore non si chiede mai come scrive il libro. E lì dicevo che la cosa interessante sarebbe stata chiedergli veramente come aveva costruito quella parrocchia, come aveva costruito tutto il modo in cui la gente parlava nella zona di Pozzo Como. Siccome sostanzialmente non si parla mai di letteratura, alla fine la questione è: lo salviamo o no questo prete fa schifo, come si sia permesso di usarlo. Io per esempio, adesso è una situazione un po' strana per aprirlo, però magari ci arriviamo tra due bicchieri, aprire il libro e leggere cose a caso, però per esempio vi ho detto una cosa molto di scrittura. Mi è bastato per passare da questo a questo levare gli inizi dei capitoli dove la narratrice si sente troppo libera di mettere la mano avanti e giudicare la scena prima che sia successa, e che questo semplice procedimento permetteva poi di leggere tutta la scena, permetteva al lettore di sentirsi libero nella scena, di vedere dove andava, e mi ero accorto di aver scritto delle scene molto più dinamiche di quanto non mi era sembrato, essendo così preventivo nel giudizio, insomma, in questa versione qua. Questo è parlare di scrittura. Cosa rende più empatica questa versione? Il fatto che in tante situazioni io ho lasciato fare. Allora, io penso che per una persona che non scrive questa sia una notizia. Perché se io passo dal dire fece la sua solita cosa, si alzò, uscì e diede dei soldi al senza detto che passava. Se io dico fece la solita cosa, in realtà sto giudicando quella cosa come un gesto di dabbenaggine. Se invece io sto raccontando una situazione in cui la sposina, il personaggio del protagonista di questo libro, mettiamo, sta parlando con Dario Chiocca, a un certo punto si alza, esce fuori, dà dei soldi a uno e poi ritorna dentro e inizia a parlare, improvvisamente tu sei libero di dire ma questa? Oppure dire ma pensa questa, che puoi dire si sente troppo in colpa, oppure è una così, oppure è completamente naturale per lei fare questa cosa, lo capisco, anch'io sono così, mia cugina è così, no? Cioè basta togliere quella cosa. Questa è sostanzialmente una lezione di scrittura, no? Allora io trovo che si parli in maniera molto, molto disonesta di libri, cioè si parli di tantissime di cosa vuoi dire, quest'Italia, l'Italia in questo libro, e poi non si dica che se io comincio un paragrafo, può esserci tutta l'Italia che vuoi in questo libro, ma se io comincio il paragrafo dicendo fece la solita cosa, t'ho distrutto la pagina. Io penso questo sia quello che succede realmente tra gli scrittori e gli editor, tra gli scrittori e amici che si fanno leggere le cose, e non è assolutamente come la letteratura viene comunicata, e quindi poi diventa tutta una cosa spettacolare di sentimento che fa schifo. E poi però molti scrittori scrivono i libri a partire da quella situazione di sentimento e vengono fuori situazioni che sono psicologicamente completamente campate in aria. E insomma, quello non è un prossimo arte. Devi mettere online un pezzo, l'intervista che abbiamo fatto
David Foster Wallace, sì, che sì, è perfetto. Abbiamo fatto un'intera conversazione di un'ora proprio su sull'empatia quanto, Wallace. Sulla trappola dell'empatia che uno scrittore usa per porsi in maniera agnostica verso le idee e dire guarda, ti sto salvando, tu ti puoi fidare di me. Ti sto salvando. Disinnescata un pochino. Adesso lui lo può dire perché è giovane. Ne abbiamo parlato, diciamo. Siamo permessi. Ma almeno l'abbiamo portata alla luce, diciamo. No, però sicuramente è una di quelle cose che quasi non sai come pubblicare, a parte per il tempo a disposizione, ma lo faremo, ma perché dici, stiamo realmente parlando del problema dello scrittore che vuole educare il lettore, cioè adesso come la poniamo sta questione, perché non sembra proprio una questione che viene posta, cioè è dato per scontato che noi siamo persone pensose, che vi educhiamo e ogni tanto rimorchiamo una ragazza nel pubblico, cioè sembra questa un po' la... destino, no? Cioè, è terribile. Per questo io ne voglio di distruggere un po' le cose, capisci? Credo di aver distrutto qui. Cioè lì l'assurdo è che uno è portato a immedesimarsi in una storia moralmente desolata. Diciamo. Però posso sapere qual è la parte moralmente desolata? Perché poi lo diciamo sempre, io annuisco, però non lo saprei dire. Beh, la superficialità, la pochezza, intanto... Che vuol intanto dire? A me dà urta proprio quello che dà il titolo a questo. Quello che di cui parla anche sì, esatto. Lì bastava non dirlo. Posso dire una cosa? Bastava non dirlo. È probabile, ma l'hai detto, e quindi mai pregato. Quindi... Io faccio una versione in cui non lo dico. Certo. E vediamo. Sarà cosa la quarta o quinta riscrittura, sì, ma in sì. Quale lingua? In francese. Però, no, in realtà appunto che sembra veramente una relazione in cui non ci sono figli, cioè non ci sono grandi squarci di luce in cui appunto è il personaggio che entra nella scena successiva. Porta una luce. Esatto. Io penso che le vostre vite siano altrettanto prive di luce. Sì, ma infatti... Ma proprio le vostre, cioè manco la mia. Capito, ma questo, se pure fosse vero, cioè, mi porta a, diciamo, ad accrescere l'odio che provo verso le persone, cioè essere perversamente portato a andare avanti nella lettura. Questa è una roba di cui credo di averti anche detto, insomma, ti do merito, nel senso... In realtà devo dire che non è il mio merito e stavo proprio per dirti una cosa, che tutto questo che dici non in qualche modo non ha, no, non ci sono intenzioni, cioè io penso nella mia scrittura non ci siano intenzioni, la mia scrittura sono solo forme. Ok, qui questa è una domanda che volevo farti, cioè, perché tu hai parlato di questo libro presentandolo come una messa in pagina di un problema teorico proprio di sperimentazione, cioè hai parlato di sperimentazione. Non sei partito in quello che hai detto sì. Un tema. No, quindi allora, è una roba che ti volevo dire. Proviamo a ricostruire come l'ho scritto. Allora, la prima cosa che ho scritto per questo libro, avevo iniziato a pensare a questi personaggi. Allora, sostanzialmente, la sposina è Madame Bovary. Il suo, quell'amante socialite che sta a New York, Berengo, è Oblomov. Sergino è Julien Sorel. E poi c'era un'altra cosa, però questi erano i tre fondamentali. Questi erano i tre fondamentali, ok? E non so perché te l'ho detto, ti giuro. Come è nato questo libro? La prima cosa che ho scritto è stato Sergino drogato che sta in America e sta lì da tutta questa scena che frequenta a New York. E dice, no, io non ci vado dalla lista, io sto bene così. Perché è uno che praticamente, il cui dilemma è stato, questo è ispirato a una storia vera, in realtà un paio di storie vere, una persona che ha perso la madre e nel frattempo gli è stato negato un lavoro. E lui sostanzialmente, io l'ho inventato così narrativamente, sperava di avere dei soldi dal suo lavoro dove è stato inculato prima che dall'eredità della madre. Ok, questa per me è pura dinamica, forza, cioè il sesso e i soldi per me sono, cioè vedo solo questo, cioè vedo solo un'eredità, una persona che va a letto un'altra persona e gli si apre tutto un mondo, questo, una società. Cioè abbastanza, questo è abbastanza bello. Allora, il problema è che per me queste cose sono talmente ricche, mentre non lo sono, diciamo, per il lettore contemporaneo,
che mi basta quello, cioè il resto può fare schifo, cioè a me mi dici che i personaggi fanno schifo, manco lo so. No, ma cioè non è che lo dico. No, no, ma non ti devi giustificare, no, 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 dico... il tuo stimolo è perfetto, non devi assolutamente giustificarti, va benissimo, perché stavo cercando di pensare ad alta voce di ricostruire come questa cosa che io non avevo intenzione. Okay. Io ho delle cose che sono dei motori, no? Non so come dire, aspettati, c'è una dinamica nella mia vita per cui io stamattina ero a Torino a registrare una conversazione con un artista da mettere sul sito che faccio il tascabile per cliccare. E poi sono venuto qui a parlare di class, sono arrivato col treno a Tiburtina, sono salito sull'autobus dopo una scena orrenda razzista del tizio dell'Atac che prendeva in giro un sudamericano che si lamentava per il fatto che l'autobus non passava, una scena proprio inquietato perché io giro, essendo il borghese, non giro mai con i mezzi, giro sempre con dei mezzi privati, e alla fine sono seduto su quest'autobus su cui c'era un pazzo dall'area molto fascista che cantava, e io mi sono cagato sotto come in quello sketch, in quella cosa che fa Louis C.K. che dice la pizza che si mette a cantare in metropolitana e tutti cadi sotto, pensi che sta per farsi esplodere. E quindi questa cosa mi ha messo enormemente a disagio, sono sceso dopo aver fatto la rampa che portava al ponte di Burtino e da lì sono andato a piedi a casa sotto la pioggia, sono morto, sudato, avevo gli occhiali, non ci vedo più, infatti ho messo le lenti, non riuscivo a vedere, mi cadevano gli occhiali, mi ha telefonato mia sorella e ho passeggiato con tutte le macchine che mi schizzavano per arrivare a casa dove ho fatto la doccia, mi sono messo altri vestiti e sono venuto qui. Perché racconto questa cosa? Questa cosa è una grande epopea per me. Cioè io non so che senso ha fare l'intellettuale negli anni 10 in Italia, però io so che stamattina ho fatto una conversazione bellissima, ero qui sul cellulare con Matteo Pericoli, poi ho preso il treno e in maniera molto epica sono tornato a casa a piedi pur di non prendere i mezzi col popolo. Poi ho preso la macchina, sono venuto qui, ho anche trovato parcheggio a 30 metri. Quello che ti ho raccontato è esattamente come io scrivo, cioè secondo me c'è una potenza vitale per cui anche se ti ho detto sono un borghese, piuttosto che stare in autobus con le vittime dei neofascisti vado a piedi e mi becco gli schizzi, ho detto che c'ho la macchina, ho fatto un dropping, ho detto Matteo Pericoli, cioè per me la letteratura è questa e i grandi della letteratura, quelli che hanno costruito la letteratura mi fanno pensare che avere remore di fronte a considerare questa letteratura non è un problema, cioè non serve. Per esempio, se tu prendi uno dei più grandi libri scritti in inglese, che è Autobiografia di Alice Toklas, o Autobiografia di Alice B. Toklas, che è la storia scritta da Gertrude Stein, che stava con Alice B. Toklas, ha scritto... non posso finire la frase mettendoci la principale, quindi ricomincio, va bene? Gertrude Stein ha scritto questa storia in cui lei faceva la voce narrante, che era la sua compagna, e il libro parla solamente di giri fighissimi di pittori a Parigi, Picasso, eccetera, e di quadri stupendi, futuri capolavori comprati da loro. Ed è un libro di un'umanità bellissima, cioè, in cui loro fanno questa vita senza senso, è dolce, è ricco, è come un'aggiunta a quello che faceva Virginia Woolf, ma con ancora più felicità. Ed è un libro che semplicemente non è nella contezza del lettore oggi, ma i grandi libri contengono molto tranquillamente tutto quello che scarichi dalla tua borsa sul tavolo della scrittura senza nessun problema. Cioè in realtà la questione che noti tu è un problema per lo scrittore contemporaneo, ma tutti i classici che mi accompagnano mentre scrivo non hanno assolutamente questo problema. Cioè per loro la vita è eccitante. Ed è fatta di pieni e di vuoti, di soldi e di mancanza di soldi, di cose che tu vuoi ottenere e di cose che hai già. E per come sono io non ti posso raccontare una storia d'amore, mettiamo quella tra me e mia moglie, senza metterci dentro la mia consapevolezza di non essere storpio. Cioè, perché sono i pieni e i vuoti. Cioè, io penso veramente di amare la mia seconda moglie e ho aggiunto un altro elemento narrativo. E allora la prima? No, la prima. Capito? È tutto per me, è tutto romanzo. Non posso non dirti che avevo una prima moglie e che non sono storpio, è per questo che sono sposato con quella moglie che più o meno tutti voi conoscete. Capito? Cioè l'amore e lo status insieme. Cioè la mia seconda moglie, che è la persona che mi ha più spalancato i misteri della vita, è uno status symbol.
cioè non, questa cosa non uscirà mai dalla mia letteratura, capito? Cioè, per me, se tu passi la vita come la passo io a rileggere Zola e Balzac e Proust e Gogol, cioè la vita è quella e basta. E purtroppo qui sì, nel nuovo ancora di più, ma qui non ero abbastanza maturo per sostenere questa posizione. Però il mio percorso è sostenere questa posizione. Penso adesso di aver dato quei 7.000 euro in più all'analista per cui ora posso... Vedi, anche questo fa parte del romanzo, no? Adesso sì, sono più aperto e sono più empatico, lì... costa 7.000 euro. Cioè per me il romanzo sarà sempre questa combinazione, capisci? No, ma lo ritrovo anche in quello prima, in Storia della mia curiosità, sì, c'era molto questa attentissima. Beh, però in Storia della mia curiosità c'era questo problema. Ok, hai stabilito nelle prime 70 pagine che i cattolici erano stupidi. Ora che il tuo personaggio si è liberato dai cattolici, perché non è felice? Oh, ma problemi seri, cioè mi hanno veramente fatto le pucci. Ma perché qui lui non è felice se si è liberato dal suo problema? Dico, ragazzi, cioè per favore. Ma quando tu prima dicevi che ti hanno detto se finiva bene, sì, stato esatto, per una roba quelli... che arriva molto, cioè anche io ho pensato, non può finire bene, non può finire davvero, cioè quando ci siamo trovati a parlare della fine del libro, siamo detti, non poteva finire, non poteva finire, cioè, comunque, ne abbiamo parlato. No, forse tra di noi no, o forse sì, in treno verso il perché mi ricorda qualcosa, può essere, mi ricorda qualcosa. Perché non poteva finire bene. Non solo non poteva finire bene, ma qualsiasi altra fine avrebbe richiesto milioni di giustificazioni. Quindi sì, quella lì, per la sua paradossalità, invece esatto, teneva insieme. Sì, non poteva durare. Infatti poi mi sono separato immagino di sì. Invece, scusami se non ho un po' da chiacchierare, no? In tutto questo però hai parlato di, diciamo, idee di personaggi e di motivazioni, se vogliamo dire così, di personaggi, e non invece di forma, che invece è fondamentale, cioè il pregio e poi anche il limite formale di questa versione italiana, sì, è nella, in questo narratore che tu collochi fuori dalla scena, ma non fuori generico, un fuori molto preciso, mm-hmm, e quindi la sua voce giudicante è molto, esatto, è una voce giudicante molto, diciamo, con una prospettiva, sì, molto chiara, sì, questa roba qui, cioè visto che tu hai detto è bello quando si parla di letteratura, cioè questa posizione qui e questo svolgimento poi anche è nato all'inizio o è venuto in un secondo momento, ecco, cioè è venuta prima la trama, comunque c'è. Sai che in realtà mi ci fa pensare, è venuta prima la trama e poi probabilmente me la sono fatta sotto e ho iniziato a giudicare le cose. E lì, avendo avuto, cioè, se avessi avuto un editor più presente, avremmo insieme attraversato questo momento di questa linea d'ombra. Perché in realtà, quando poi ci ho lavorato appunto un anno e poi quindi 2 anni dopo, quindi io che ne so, l'ho finito 22 anni fa in inglese, 2015, l'avevo iniziato nel 2015, a 4 anni dall'inizio, lo vedevo e dicevo, ma perché ti sei vergognato di dire queste cose? Ho aperto a caso una parte della lunga nota in cui c'è raccontato una storia vera, la parte si chiama Barbara, praticamente ho raccontato per filo e per segno di una volta che mi sono fatto pagare da una donna. E... si è fatto pagare per scopare? Sì, ho fatto pagare. Volevo dimostrare qualcosa. Sto leggendo il libro sul glam rock di Simon Reynolds e mi sono, cioè, mentre dicevo questa cosa ho visto David Bowie. Quella è stata una cosa importante nella mia vita, fare quella cosa. Ed è raccontata veramente per filo e per segno. Tra l'altro, quando ho fatto la presentazione a New York, è venuta questa ragazza e abbiamo iniziato tra l'altro a scriverci email, perché avevamo tantissime cose in comune, ma diciamo questo fatto era un po' impedito un rapporto. E io, cioè, sostanzialmente
quando, quando ho pubblicato la versione italiana, in assenza di un editor che mi accompagnava per mano in questo disastro della mia vita, sostanzialmente la prima cosa che ho letto è gli spiegò i vantaggi dello zenzero bollito. Cioè per me la mia scrittura è tutta proprio collezionare queste cose che ho visto, che ho imparato. Per esempio in Storia della mia purezza c'era un'importantissima scena in cui il cattolico si fa di MDMA, che io ho preso in giro in questo libro con un'importantissima scena in cui Berengo si fa di melissa. Perché nel frattempo io, che so, ho scoperto il MDMA, poi ho scoperto la melissa. E mi sembrava bellissimo, cioè invece di passare dalla melissa al MDMA, passare dal MDMA alla melissa. Diventava sempre più sottile questa operazione di attenzione ai propri bisogni, alla propria serotonina. E quindi no, parlo proprio di una cosa che la leggo così. Mentre per strada sibilava la bufera, lei, convinta da lui che ci fosse da divertirsi, andò a prendere il portafoglio e gli consegnò $5 umidi e morbidi in pezzi da uno per pagare mezz'ora di baci. Perché sostanzialmente lui capisce che lei è innamorata e per farle capire che non è innamorata, invece di dirglielo, si fa pagare. E lei, pensando che sia un gioco, sostanzialmente continua a dargli i soldi finché lui dice è stato bellissimo, si alza e se ne va nella bufera. E questa cosa che è successa, come direbbero gli inglesi, verbatim, la leggo perché mi piace di leggere una cosa che è successa, cioè più che non sia successa. Le banconote erano ancora bagnate e fredde dalle transizioni del ristorante. A quel punto a Berengo scoppiava il ventre perché Barbara gli si era strusciata contro naso e petto con il seno. Anche lei capiva che lui premeva di venire e scherzavano sull'imminente seconda scadenza del cronometro sull'iPhone, perché erano stati messi dei cronometri sull'iPhone ai Totti, non mi ricordo dove leggono. Lei disse maliziosamente, retoricamente, logicamente, che il pompino doveva pagarlo lui. Ah no, aspetta, ho saltato una frase. Nicolino cominciò a dire che se lei lo desiderava doveva pagargli il pompino solo $5. Lei disse maliziosamente, retoricamente, logicamente, che il pompino doveva pagarlo lui. A quel punto sperava nel ribaltamento simmetrico del giochino, che i soldi ritornassero a lei e si ricreasse l'equilibrio spezzato. Per me questa, oltre ad essere la mia vita, è grande sperimentazione, perché quello che sto cercando di fare qui, però senza avere nessun rispetto per il lettore infastidito dal fatto che questi personaggi non hanno nessun obiettivo nella vita se non vivere riga per riga queste cose, io sono stato, lo faccio a campione, capito, a carotaggio, sono stato molto felice di riuscire a dire maliziosamente, retoricamente, logicamente, cioè di dare tutti gli avverbi che potevano, io non uso tanto gli avverbi, ma che potevano fare un quadro della ragionevolezza insieme della vanità con cui lei diceva queste cose, che è una cosa completamente da letteratura francese dell'Ottocento, mi rendo conto perché sto tra i tanti libri rimasti in casa delle mie vite precedenti c'era Il Paradiso delle Signore, l'ho ricomprato e questa mi sembra una cosa da Zola, da Paradiso delle Signore, di mettere insieme queste cose, la vanità e la ragionevolezza, per dire, no? Che il pompino doveva pagarlo lui. E qui mi piace molto quando riesco a fare delle frasi molto asciutte per dire delle cose assurde, quindi a quel punto lei sperava nel ribaltamento simmetrico del giochino, per cui vabbè, hai detto questa cosa, i soldi, ma te li ritorno, facciamo l'amore e ci fidanziamo, che i soldi ritornassero a lei e si ricreasse l'equilibrio spezzato. Quindi per me dire ricreasse l'equilibrio spezzato, cioè è dove voglio stare nella letteratura, cioè stiamo raccontando una cosa che fa schifo, quella è una storia d'amore mancata, cioè chiaramente, no? Cioè questo libro racconta in realtà, soprattutto nella vicenda di Berengo, una persona molto chiusa, racconta molte vite possibili che non sono mai cominciate. Anzi, mi viene voglia di raccontare un'altra cosa, sempre per raccontare come funziona il processo. Io mi fido sempre di più, e per questo rimpiango molto di non aver avuto veramente un editor per la versione italiana. Mi piace moltissimo riscrivere le varie stesure a partire da quello che mi dicono le persone che leggono le varie stesure. Quindi mi capita molto di inserire, cioè una persona mi dice una cosa e pensa che magari io o sono d'accordo o non sono d'accordo, invece io la inserisco dentro. Quindi mi è successo con lui, e questa cosa sono riuscito a cambiarla, cioè io avevo raccontato
quest'uomo che aveva questa corte amorosa, un uomo che credeva nel sesso, la teoria che ho inventato, insomma, a partire dai miei interessi, era che per lui il sesso non era tempo ma era spazio, cioè invece di essere un after si consuma, era uno spazio dove si entrava, quindi era molto più, diciamo, eros che sesso, era questa zona di desiderio. E però ero convinto che tutte queste sue storie, lui faceva sesso sostanzialmente solo con le amiche, non aveva, non si rimorchiava come ci faceva sesso, questo berello. E a un certo punto io ero convinto che lui fosse veramente un nuovo fricchettone che faceva questa cosa. Poi qualcuno, leggendo una stesura, mi disse però questo passaggio è un po' freddo. Allora, per me questi sono i momenti che creano letteratura, cioè io che sono convinto che questo sia un fricchettone, arriva una persona, legge e dice questo è freddo. Oppure nel romanzo nuovo, Le donne amate, una delle persone che ha letto la prima stesura mi ha chiesto come mai questo personaggio che raccontava la storia del suo matrimonio ma anche la storia con la sua amante, una serie di cose, cioè tutti i suoi rapporti con le donne, diceva ma come mai lui casca in piedi? E a me, cioè, mi ha illuminato questa cosa. Io avevo raccontato una storia realistica, molto realistica, di un uomo quasi di mezza età, non storpio, dei suoi rapporti con le donne, e semplicemente registrando quello che vedevo, avevo scritto una storia in cui quest'uomo, vivendo a velocità diverse, situazioni diverse, comunque aveva un rapporto con una persona che era vero. E quindi tutte le altre dimensioni della sua vita non riuscivano a impedire che il rapporto con questa persona fosse vero, creavano degli ostacoli pratici in qualche modo, ma non impedivano, non so come dire, l'empatia con questa persona. E questa amica che l'ha letto mi ha detto ma mi ha dato fastidio il fatto che lui casca in piedi. Io ci ho pensato seriamente, ho pensato sì, ma succede che un uomo non storpio vive su diverse dimensioni della propria vita e quindi ha delle cose a margine che fa, ma nel frattempo ha un rapporto autentico, imperfetto, quello che vuoi, ma di uno scambio vero con una persona. E quindi nel libro è entrato, cioè io non è che ho detto allora lui muore, no? Cioè ho detto entra dentro, non mi ricordo chi lo dice, chi lo pensa, eccetera, ma è il fatto che comunque notiamo che questo maschio borghese, italiano, quasi di mezza età, casca in piedi. Lo diciamo. Cioè non è che io devo allora inserire una punizione dentro il libro oppure come dire stigmatizzarlo perché casca in piedi. Un sacco di gente casca in piedi, questo casca in piedi è realismo. Cioè finché l'analista non mi dice una cazzata rimane. Quindi stavo dicendo così bene la freddezza. No, perché te, cioè, il richiamo alle strutture concrete della realtà a cui fai sempre riferimento, agli epifenomeni dell'economia, ti fa sembrare quasi un marxista. E cioè sì, proprio, mi è stato detto molto in America. Non hai proprio la reticenza a parlare di denaro, di gambe, di arti tipica del cattolico, soprattutto dei soldi. È strano, cioè se io sentissi parlare qua, fai riferimento a psicanalisi, fai riferimento a tutti i... discipline non sono propriamente appartenenti alla sfera religiosa e poi non fai, cioè non fai, non c'è nessuna punizione per i personaggi, cioè non c'è proprio, come non c'è per voi tra l'altro. No infatti, no, è giusto, no io ho dei dubbi su tutto, figurati sul cattolicesimo, però dico come è un po' fuori di tema, però visto che hai sollevato, no, non è per niente fuori tema, perfetto. Quindi boh, qualche spunto sul cattolicismo, e poi sei ancora cattolico, togli mi sta. Io sono tutte le cose che ho fatto nella vita, tutte insieme. Sono cattolico, fridiano, marxista e pratico la stanga yoga. Sono tipo tre cose che sono incompatibili tra loro. Guarda, sì, sono incompatibili, diciamo, per la persona, per una persona, però secondo me non per uno scrittore, nel senso che. Oddio, forse sto dicendo una cosa in particolare su di me, il mio amico mi ha detto che io non mi identifico in niente della mia vita, cioè non mi identifico nel fatto di essere uno scrittore, non mi identifico nel fatto di essere sposato, nel fatto di essere borghese, nel fatto di essere consulente al Torino, che ti posso dire.
non, cioè niente di quello che faccio mi, cioè non sono aggrappato a niente di quello che faccio e io sono stato contento, mi sono emozionato come me l'ha detto, perché intanto ho riconosciuto una cosa che ho sempre sentito, cioè sono stato appunto con i neocomunali, sono stato boy scout, sono stato non pariolino ma dei parioli sicuramente, sono stato un complottista, un lettore di filosofi di destra pericolosi, sono... Ma quello tutti? No, no, non proprio tutti, ma sono stato, insomma, tutte queste cose secondo me è una grande ricchezza se tu non ti identifichi, cioè io non devo dimostrare niente con i libri, devo, cioè per me questo tipo di conversazione è, non dico che è il motivo per cui scrivo, perché il motivo è mia madre evidentemente, però sicuramente non è il motivo per cui scrivo, ma è il motivo per cui è bello farlo, no? Cioè, tutte queste cose sono bellissime e la cosa che dici mi piace un sacco, io penso di essere ideologicamente daltonico e diciamo come scrittore sono sinestetico e le cose sono sempre delle forme, per esempio non so, nel caso di Vittorio io volevo fare una storia ideologica dei giovani italiani dal 94 al 2004, dalla manifestazione contro Berlusconi del 94 al 2004, o al 2003, e avevo questa immagine che era i tre colori primari, comunismo, cattolicesimo, fascismo. E io pensavo questa adesso, tutta, siccome era la storia di un triangolo, però non è che una era cattolica, una era, io volevo questi colori usarli per fare tutte combinazioni nella crescita ideologica e quindi anche morale, dei miei personaggi. Pensavo colori primari, cioè per me, io posso dirti, ok, Freud, Marx e Gesù e cominciamo a fare un romanzo, cioè per me non deve essere dimostrato niente, cioè per me è come se mi avessi dato i colori più belli e più costosi per la mia tavolozza. Nel libro di Riccardo Marcinelli si parla di quando i colori erano costosi e un blu veniva usato per i vestiti della Madonna, dei personaggi più importanti dell'affresco, perché costava tantissimo e significava qualcosa. Qui è come dire, se io uso Freud nel libro, lo uso per i personaggi più importanti. Sono dei colori preziosissimi. Io, questo è anche un problema dal punto di vista della diversity, perché chiaramente io sono, per un maschio borghese europeo, il romanzo è il romanzo europeo scritto da maschi e quindi sostanzialmente i miei libri sono sempre stati tentativi di continuare quella tradizione che va sostanzialmente da Tristram Shandy e Don Quixote a Italo Svelo, mettiamo Albinati, perché tra tutti quelli che ho citato finora è proprio il tipo, no? Lo scrittore borghese che ha quella voce. Certo, sicuramente non posso fare del tropicalismo con la mia letteratura, però insomma il vantaggio, oltre al vantaggio di status economico di essere scrittore nella mia classe sociale, il vantaggio è che tu stai scrivendo pensando a Solbello, pensando a Fitzgerald, pensando a Italo Svevo, e quindi la mia idea è, mi attrezzo con le più grandi questioni intellettuali della storia europea in maniera molto etnocentrica, cioè, molto modo di dirlo, porto avanti quella cosa lì. Basta! Quanto tempo è passato? Un'ora e mezza, anche di più. Grazie. Applaudi solo tu, perché loro veramente. Anche perché hai chiuso bene, era un'ottima chiusa. Grazie. Grazie a tutti. Adesso possiamo continuare a parlare? Sì. Però possiamo permettere, ragazzi, di chiudere. Ah! Giusto. Il lavoro. Esiste.
so, non so cosa dire. Grazie mille. Allora,